Siamo a Pesaro, al carcere di Villa Fastigi, per una rappresentazione teatrale e con noi c'è Vito Minoia, che è studioso di teatro presso l'Università di Urbino e anche presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. E come mai l'idea di portare qui il teatro? Ecco, allora, già da 7 anni qui a Pesaro celebravamo con un'iniziativa la Giornata Mondiale del Teatro, che ogni anno ricorre il 27 marzo. È un'iniziativa promossa dall'Istituto Internazionale del Teatro presso l'UNESCO e con spettacoli interni della compagnia interna alla Casa Circondariale di Pesaro o con spettacoli esterni abbiamo sempre celebrato questa giornata. Abbiamo lanciato l'idea di organizzare in concomitanza della Giornata Mondiale del Teatro la giornata, prima giornata nazionale del teatro in carcere, e questa idea ha riscosso un notevole successo. Innanzitutto il Coordinamento Nazionale delle Esperienze l'ha fatta propria e l'ha proposta al Dipartimento di Giustizia, ecco, l'amministrazione penitenziaria l'ha condivisa, giusto ieri ha diramato un comunicato nazionale rivolto a tutta la stampa nazionale. E nelle ultime settimane sono state 41 le sedi che hanno accolto l'idea di organizzare qualcosa in 16 regioni differenti. E vedo anche gente che viene dal Ministero comunque per vedere questa rappresentazione. Sì, oggi in effetti è 26 marzo ed in anteprima qui a Pesaro abbiamo pensato di proporre un lavoro teatrale dal titolo L'uomo è un animale feroce, dedicato ad un poeta e drammaturgo che viveva qui a Pesaro e interpretato da Silvio Castiglioni, che è un attore e regista di fama nazionale, ha diretto anche per 10 anni il Festival di Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi lui è stato modesto prima, perché l'abbiamo intervistato, invece è uomo di grande cultura. E quindi questo è il primo anno, quindi pensiamo, visto che comunque si sono rese partecipe anche altre città per questa occasione, che continui questa cosa. Sì, in effetti è un'iniziativa storica che sono sicuro avrà un suo futuro. Ecco, sono oltre 100 le compagnie attive in Italia negli istituti penitenziari. Al coordinamento nazionale che io presiedo hanno aderito oltre 45 realtà, e soltanto a settembre scorso abbiamo sottoscritto con l'Istituto di Studi Penitenziari di Roma un protocollo d'intesa che ci porterà ad organizzare nel tempo iniziative per una promozione più approfondita e qualificata del lavoro teatrale scenico in carcere, non solo in ambito teatrale. Il Ministero è interessato anche al lavoro cinematografico e alla cultura in generale. Quindi magari di coinvolgere un pochino di più i carcerati, non solo nel vedere come si sviluppa poi una scena teatrale e una commedia, ma anche forse di partecipare in un futuro. Sì, l'idea è quella di creare delle occasioni di formazione professionale. Già nella nostra esperienza ci sono tanti detenuti o detenute che chiedono di poter continuare anche quando escono dal carcere, e stiamo cercando in qualche modo anche di offrire delle opportunità. Se questo discorso potesse essere portato avanti in modo più organico e quindi con un concreto sostegno del Ministero di Giustizia, io credo che davvero offrirebbe dei grossi risultati alla persona innanzitutto, che scopre attraverso questo tipo di attività anche una nuova strada di crescita culturale e davvero che permetta a persone che hanno vissuto l'esperienza drammatica del carcere di non ricaderci. Anche perché l'arte teatrale, ma poi tutte le arti, ampliano un po' la mente, quindi fanno vedere nuovi orizzonti. Sì. Qui a Pesaro sono attive diverse esperienze oltre al teatro, devo dire che è una realtà particolarmente fortunata per le proposte che vengono attuate grazie ad una buona coordinazione dell'area educativa del carcere. Ecco, ma anche a livello regionale, per esempio nelle Marche, sono attivi i laboratori teatrali in tutti e 8 gli istituti e stiamo lavorando anche per coordinare queste esperienze.
Bene, noi intanto manderemo online per domani tutto lo spettacolo e poi faremo un montaggio con le interviste dei partecipanti e tutto il resto. Noi la ringraziamo. Grazie a voi.